Westfield di Stratford City, con i suoi 260 negozi, una cinquantina di ristoranti e una sala cinematografica con 16 sale, è al momento il più grande centro commerciale d'Europa. Sigla! Enorme, moderno e adiacente alla fermata della metropolitana, questo centro commerciale è un sogno per tutti quelli che amano fare lo shopping senza doversi spostare da una zona all'altra della città. I grandi magazzini e le grandi firme, i negozi di giocattoli e quelli che offrono tutto il necessario per organizzare una festa, banche e principali operatori telefonici si affacciano tutti su un'area complessiva di 175.000 metri quadri. In questo regno del consumismo è davvero possibile entrare la mattina e uscirne solo in tarda serata, magari dopo aver degustato uno degli innumerevoli tipi di cucina che vari ristoranti offrono, oppure dopo essersi rilassati con la visione di un film o magari aver seguito uno dei tanti eventi che vengono organizzati all'interno del centro, dal degrado alla rinascita di un intero quartiere. Stratford era considerata fino a qualche anno fa un quartiere ad altissimo tasso di criminalità, nonché una delle zone più povere del Regno Unito, ma dopo alcune opere di rivalutazione del territorio, questa zona ha guadagnato sempre più credibilità e affidabilità, sia per la sicurezza che per i servizi offerti. La grande svolta arriva nel 2005, quando a Londra viene assegnata l'organizzazione delle Olimpiadi del 2012 e Stratford viene indicata come la miglior zona per costruire il parco olimpico che ospiterà gli atleti in arrivo da tutto il mondo. Oggi Stratford è un'area indubbiamente rivalutata, tant'è che c'è il progetto di far rientrare una parte del quartiere nella zona 2 della suddivisione della città, con il conseguente innalzamento degli affitti e del costo della vita. Una zona facile da raggiungere. Stratford si trova nella zona est di Londra ed è considerata un nodo stradale importante per la città. Stratford è anche il nome della fermata della metropolitana, raggiungibile con la Jubilee Line oppure con la Central Line. Quest'area è servita inoltre da treni ad alta velocità, dalle linee GLR e da numerosi autobus. Una curiosità: nella zona di Stratford potrai ammirare l'Abbey Mills Pumping Station, edificio del 1868 che aveva al suo interno delle pompe per la gestione delle fogne, che venne costruito in stile neogotico italiano. E al suo interno sono state girate alcune scene del film Batman Begins. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!